Benvenuti ancora una volta nella mia pausa caffè. Oggi avevo intenzione di parlarvi di alcuni schemi o tabelle che potrebbero esservi utili nella determinazione degli IPR o nella scelta degli attachment. Una volta che abbiamo realizzato il nostro setup secondo le indicazioni cliniche, sulla parte sinistra del monitor abbiamo una sezione di intersezione. Noi andando a selezionare mostra abbiamo le classiche linee rosse che ci indicano il punto di contatto tra i vari elementi e andando con il cursore al di sopra di queste possiamo vedere la quantificazione. Noi ora abbiamo due opportunità. La prima è andare a realizzare fisicamente l'IPR e quindi farlo poi apparire e riportare nei modelli che andremo poi a realizzare. Ma questo che cosa comporta? Che se noi non abbiamo esattamente applicato la stessa indicazione di stripping che poi il clinico andrà a riportare in bocca, avremo il rischio che l'allineatore non sia perfettamente congruo con la bocca. E quindi quello che io consiglio è di andare a segnalare solamente l'entità dell'IPR da fare e la posizione, logicamente, nel report. Per fare questo, cosa facciamo? Nella sezione dove abbiamo sia gli attachment che le etichette, abbiamo la parte che riguarda gli IPR e andando a selezionare la griglia, ci apparirà questa tabella che ci mostrerà in toto gli IPR da andare a realizzare. Nelle fasce più esterne, quella bassa per l'inferiore e quella alta per il superiore, avremo i valori effettivi delle varie intersezioni. Nelle sezioni più basse, quelle vicino agli schemi dei 20, invece, abbiamo la possibilità di andare a riportare lo stripping, cioè l'indicazione dello stripping da praticare realmente. È logico che dovremo cercare, almeno per quanto mi riguarda, di andare a semplificare e quindi ad arrotondare le entità stesse, perché è molto improbabile che si riesca ad andare ad applicare in bocca, ad esempio, un valore come in questo caso di 0,21. Quindi arrotonderemo a 0,20, in questo caso lasceremo 0,30 e in questo caso andremo ad arrotondare ad 1,010. Ricordiamoci che il secondo valore dopo il punto è comunque un centesimo di millimetro e quindi un'entità molto molto irrilevante. Andiamo a fare la stessa cosa nell'inferiore. Per valore al di sotto di una certa soglia potremmo decidere di non segnalare l'IPR. Questo dipende molto anche dalle abitudini del clinico. Abbiamo inoltre la possibilità di indicare in che parte del dente praticare lo stripping. Quindi in questo caso andremo ad indicare la parte mesiale dell'1,2. In questo caso la parte distale dell'1,1 o con tutte le due barre rosse evidenti andremo ad indicare che lo stripping deve essere fatto esattamente tra i due elementi. A questo punto noi avremo già una indicazione nel report di tutto quello che noi abbiamo riportato. Abbiamo delle etichette che vengono messe in evidenza che potrebbero dar fastidio alla vista nelle fasi successive. Allora, cosa facciamo? Sicuramente non andremo a toglierle dall'etichetta stessa, perché in questo caso andremo a togliere l'indicazione dell'IPR, ma andremo a toglierle da qua. Quindi in questo caso soltanto la visualizzazione sarà tolta, ma l'IPR sarà riportato comunque.
A questo punto dovremo andare a selezionare gli attachment. Anche in questo caso abbiamo una tabella che ci può facilitare il compito. Dalla sezione di panoramica del movimento abbiamo sempre la nostra griglia e abbiamo visualizzato in toto i movimenti. Questo potrebbe essere molto pratico quando abbiamo fatto diversi spostamenti su diversi elementi per andare a decidere qual è la priorità del movimento da favorire, sapendo già il dente adiacente che tipo di spostamento ha subito. Logicamente, come vedete, la tabella potrebbe essere molto, molto invasiva. Per ridurre la visibilità della stessa, procediamo in questo modo. Andiamo a nasconderla, non a eliminarla, ma a nasconderla. Selezioniamo un'arcata sola, la rivisualizziamo, lo andiamo a rinascondere, visualizziamo le due arcate e una volta resa visibile la tabella avremo la stessa divisa in due, arcata superiore e arcata inferiore. Come potete vedere è decisamente meno invasiva alla vista e questo ci permetterà di lavorare su tutte e due le arcate visibili senza particolari problemi. In più potremmo anche andare a eliminare quelle parti del modello che al momento magari non ci servono, come ad esempio la gengiva, rendendo tutto ancora più sgombro. In questo caso vedete che nell'arcata superiore ho lasciato le radici, nell'arcata inferiore l'ho tolta. Questa è soltanto una scelta personale. A questo punto, dalla sezione di prima, andiamo a selezionare Attachment e dalla libreria possiamo andare a decidere quale tipo di attachment applicare. In questo caso non parleremo di tipologie di attachment, anche perché in teoria sono indicazioni che ci verrebbero date in fase di prescrizione. Quindi io spero che queste indicazioni vi siano state utili, che semplifichino il vostro lavoro. Questo è il mio obiettivo. Vi do appuntamento alla prossima occasione e arrivederci.